A vedere i titoli di maggio 2024 c'è da chiedersi e da domandarsi, ma riuscirò a fare una top 10? La risposta è assolutissimamente no. Di tutti questi titoli che state vedendo in questo preciso momento, due sono imperdibili. Tutti gli altri, early access, DLC, espansioni o generi particolari. Questo non vuol dire, che non ci siano titoli. Ma tende a essere un mese abbastanza mojo mojo. Per cui, anche se è mojo mojo, magari mettiamo giù qualche soldino, pensiamo a titoli dei mesi passati, ma soprattutto stiamo attenti a uno, due, tre titolini che potrebbero interessarci. Ve li vado a raccontare quest'oggi. Benvenuti su una top più stretta del solito. Benvenuti su Top of Gaming. E parto con un trittico di sportivi. Quello che state vedendo è MotoGP 2024, in uscita il 2 maggio 2024. Dopodiché vi racconto Tennis Manager 2024, in uscita il 23 maggio del 2024. Dopodiché vi racconto Formula 1 2024, che uscirà il 31 maggio 2024. Per tutte le console a vostra disposizione. Li ho accorpati appunto perché sono tanti titoli di genere sportivo, di tanti generi vari e eventuali, dedicati agli amanti di proprio quello sport. E che posso dire, se siete appunto quel genere di videogiocatori, a maggio vi divertite un fracco, eh? There's only a number one. MotoGP 23. It could be you. System Shock Remastered è stato un progetto chiacchieratissimo già nel 2022 quando uscì, fu anche apprezzatissimo. Certo, un bel po' travagliato e anche ai tempi quando uscì, gli sviluppatori avevano detto una versione per le console old gen arriverà. Ora, il remake è andato davvero molto bene, ci ha fatto penare un pochettino, ma per gli appassionati, per chi voleva anche scoprire System Shock, questo remake è esattamente uno ciò che fu il System Shock originale. Ora, è passato un bel po' di tempo, ma non dimenticatevi di questo titolo, perché se avete PlayStation 4 e Xbox One, quindi la old gen, il 21 maggio 2024 avrete a disposizione il remake. Da tutti, andatevi a vedere IGN, andate a vedere Metacritic, quello che volete, è stato ed è un giocone. My children. Their blood is on your hands. You will suffer for your transgressions. Transgressions. These are my avenging angels, and they will have retribution. Io di base non patteggio per nessuna console, ma mi dispiace per chi possiede PlayStation perché non può giocare a Vampire Survival, un titolo importantissimo, un solo sviluppatore, ma un gameplay da what the fuck è diventato grande, è diventato enorme ed è disponibile su qualsiasi console, tranne PlayStation. Ma perché sono qui a dirvi occhio a questo videogioco? Perché il 9 maggio uscirà l'ennesimo DLC con nuove incredibili meccaniche. Sappiate che per portare a casa tutti gli achievement e provare tutti gli eroi, provare tutte le armi, tutte le combo, tutte le possibilità di questo roguelike, ci impiegherete ore ed è davvero come troca, tanta troca. Bravo Luca, lo sviluppatore di questo videogioco, nuovo DLC il 9 maggio 2024.
per tutte le console. Ah, ed è in arrivo il titolo per PlayStation 5 in agosto. Ho fatto un video su questo videogioco solo pochi giorni fa ed una cosa è chiara, il pubblico lo sta adorando, lo sta aspettando tantissimo. E allora perché siamo qui? Uscirà questo titolo? Non proprio dagli sviluppatori di Dead Cell, grandissimi creatori di quel roguelike incredibile, Ubisoft presta una loro IP importantissima, quella di Prince of Persia. Abbiamo analizzato il gameplay, abbiamo analizzato le potenzialità, ci hanno detto cosa si farà, ma non ci hanno detto proprio tutto. Ma, udite, il 14 maggio 2024, only PC, only Steam, avrete a disposizione l'Early Access di questo incredibile videogioco. Sarà un Early Access che pian piano inizierà ad espandersi. La critica specializzata ci ha già messo le mani e si è innamorata perdutamente delle meccaniche molto simili a Dead Cell, ma con l'ambientazione di Prince of Persia. Bisogna scoprire dove il titolo vorrà arrivare. E si inizierà appunto dal 14 maggio. Maggio 2024 e finalmente i possessori di PC potranno mettere le mani su un'altra incredibile esclusiva Sony PlayStation. Sono davvero molto contento che l'altro titolo, un'altra esclusiva che aspettavo io personalmente da tanto tempo di provare, appunto Ghost of Tsushima, arriverà sui nostri PC. I porting che sta facendo Sony PlayStation sono incredibili, le features sono meravigliose e il titolo è meraviglioso. Provato su PlayStation 5, grafica incredibile, su PC sarà rivisto e ottimizzato. Come sempre, questi videogiochi non hanno mai nel loro porting deluso le nostre aspettative e quindi andiamo sul sicuro. Questo è il titolo, uno dei pochi titoli che non potete perdervi questo mese, eh? Hellblade 2, Ninja Theory, Senua's Saga. Mio Dio, amici di Xbox, quanto non ho penato, quanto non ho patito! Già quando fu presentata la current gen, questo era uno di quei videogiochi che doveva uscire subito, immediatamente. Io spero vivamente che voi non vi siate perso il primo capitolo della saga, perché allora disiscrivetevi immediatamente, perché è stata un'esperienza videoludica, un'esperienza di racconto, un'esperienza grafica, un'esperienza personale davvero di alto livello. Adesso qui entriamo però a gamba tesa, signori. O Xbox mi mostra un gameplay fantastico, superlativo e una storia di altissimo livello perché mi hai fatto aspettare tempo, oppure io faccio male a qualcuno. Questo è il titolo, l'unico titolo di maggio. Grafica, storia, gameplay, suspense, modo di fare di Ninja Theory. Mi avete fatto dannare anni.
E finalmente il 21 maggio arriverà. Sì, Senua Sacrifice 2 arriverà. Ultimo, un videogioco che vi fa muovere un po' la mente. Oh no, Silver, come devo usare la testa? Sì, puzzle game di altissimo livello. Tra l'altro, puzzle game che mi ha fatto scoprire ai tempi l'incredibile The Long Gamer, quando si giocava e si scopriva i videogiochi insieme. Sono davvero molto contento quindi di dirvi che il 23 maggio su PC e Nintendo Switch arriverà un seguito di un puzzle game davvero semplicissimo, ma incredibile. Spero vivamente che anche voi mettiate nella lista dei desideri World of Goo 2. E noi ci vediamo il prossimo mese. Ciao!